Ritrovo con piacere il bomber Totò Genovese, insomma, dopo una stagione vissuta passo dopo passo, lo ritrovo anche perché se negli anni 2000 a Reggio Calabria ci fu un clinic di tiro con Bob Morz al Palacalafiore e allora Pentimele, si parla insomma di provare a migliorare la tecnica di tiro, ci sarà tutto uno staff che vi presenteremo strada facendo, quindi ritorni a Reggio. Sì, con grande piacere, dai. Però paragonarmi a Bob Morsa, è vero che ho giocato a Varese, però Bob Morsa è un Ma dio, io quindi diciamo che ci fondamentalmente proviamo. non ero un paragone, ma era un modo per collegare quella manifestazione a questa qui, che ovviamente è dedicata ai giovani sportivi, anche in memoria di Kobe Bryant. Ci sarà tutta la Leandra, ci saranno diverse realtà del territorio che vi presenteremo strada facendo. Da dove è nata questa iniziativa e cosa vedremo? Guarda, io dal 2011 esattamente organizzo campi di pallacanestro e tornei soprattutto di 3x3. Ho cominciato prima in Sicilia perché, come sapete, io sono di Trapani e poi man mano mi sono allargato. Ho creato diciamo, un gruppo di eventi insieme a Giacomo Galanda che si chiama BGT Sport. Quindi ogni estate io vado in giro e facciamo, appunto, soprattutto camp, ma abbiamo anche, ti ripeto, un circuito di tornei 3x3 molto ampio. Quindi quest'anno, avendo giocato a Reggio Calabria, volevo comunque lasciare qualcosa, perché è sempre mia abitudine far così. Sono riuscito nel corso degli anni a fare attività nei posti dove sono stato a giocare. Ad esempio, in questo momento io mi trovo a Roseto dove faccio un camp. Questo camp esiste da 8 anni, dall'anno in cui ho cominciato a giocare qui. Quindi spero che questa cosa qua sia un po' l'inizio di un qualcosa che mi tiene legato a Reggio Calabria, che per me comunque avrà sempre un posto speciale nel mio A cuore. proposito di legami con Reggio Calabria, se non ho capito male, a Roseto c'è anche Marco Galvani, dico bene? Esatto, il direttore tecnico del camp è Marco Galvani, esattamente. Me Infatti lo saluti tanto. abbiamo Sì. parlato spesso di Viola, per non dire ogni sera, Sì. ecco, dai. Guarda, sinceramente, dopo il trionfo di Agustin Fabbri di qualche sera fa, ci vengono alla memoria tantissimi ricordi di quell'annata che probabilmente poteva finire un po' come è finita quella. Grazie al merito di Coach Ramondino in quel di Tortona, perché quello era un gruppo straordinario e meraviglioso. E, tornando a parlare di Clinic, ma piccola curiosità, ma chi tira meglio, tu o Galanda? Questo non voglio risponderti, diciamo che ti rispondo in modo diverso. Sappi che quando io ero naturalmente giovane e giocavo a Varese, lui era naturalmente già una pedina, no, una pedina, la colonna portante sia di Varese che della nazionale. Diciamo che l'allenamento era un po' una guerra, ci prendevamo a parole, anche perché io non me ne tenevo una e Jack non è uno che si tiene diciamo, le opinioni che porta dentro non le tiene per sé, ecco. Quindi è una bella lotta, ok? Sicuramente Galanda è Galanda, anche perché ha vinto tanto e soprattutto ha rivoluzionato, secondo me, anche il modo di giocare, perché se non è il primo, è uno dei primissimi lunghi che ha cominciato a tirare da fuori, hanno Sì, cominciato a sì, giocare in sì. modo perimetrale, capito? Assolutamente. Quindi non mi voglio paragonare assolutamente a lui, però ti dico che gli ho dato filo da torcere tante volte in allenamento, diciamo Io così, non dai. vedo l'ora di vederti sfidare Andrea Pellicanò, perché pure lui, lo ricorderai, ha una mano fatata da tre. Si è formato con delle guerre sportive, con Gustavo Tolotti, con Andrea Cattani, quindi anche lì parliamo di gente che tira e prende soltanto il fondo della retina. A proposito di fondo della retina, cioè io l'ho detto tantissime volte, non ho avuto modo di parlarne direttamente con te, però ho ancora nella mente il flashback dell'abbraccio con Gigi Rossi, cioè la storia del basket a Reggio Calabria dopo la gara contro Avellino, un abbraccio di liberazione dopo una stagione molto molto complicata che per fortuna è finita bene con una bella salvezza. Tu cosa porterai con te dell'esperienza a Reggio Calabria?
Guarda, allora, per me era una stagione molto particolare perché andavo a giocare per una delle, diciamo, delle squadre, se non la squadra che per me è stata di riferimento perché ti ripeto, io sono un ragazzo del sud e sono cresciuto un po' col mito viola, anche perché quando ero piccolo mio papà lavorava in Calabria e quindi vuoi non vuoi Lavorava a Palmi, se non ho in capito provincia di male. Reggio Calabria, esattamente. Quindi vuoi non vuoi per me Reggio Calabria è come se fosse una seconda casa. Infatti, stando a Reggio Calabria e andando a visitare alcuni posti, diciamo che sono ritornato indietro nel tempo, capito? Quindi per me ci sono state tante difficoltà, però avere queste difficoltà, diciamo, in una città che è come se fosse tua, in una squadra come se fosse tua, è diverso. E quindi l'ho vissuta con un pathos abbastanza importante. Infatti, io tendenzialmente sono uno che si arrabbia, ok, ma non sono uno che, come ti posso dire, che si mette a piangere o comunque si emoziona tantissimo. Invece stavolta, varie volte, mi sono emozionato e chi era con me in spogliatoio l'ha visto. Quindi sicuramente quell'abbraccio con un personaggio come Gigi Rossi, che rappresenta la storia della viola, era stato un po' una liberazione alla fine di un percorso che è stato travagliato, ma comunque ha portato il risultato sperato. In chiusura, anche perché so che insomma il campo di Roseto è molto molto impegnativo per te. Io ovviamente verrò a salutarti al camp della Leandre settimana prossima. Chiaramente ti mando un messaggio di Pasquale Vazzana e dice che quando vuoi i canestri e la ciclette sono a tua completa disposizione al Pentimele, quindi quella è casa Ma la tua, cicletta non dice. c'è più. E Questo dice che no. te la trova, dice che c'è un'Adala degli anni 90 pronta per te. Esatto, perché la si voi non lo sapete, ma io diciamo, dato che sto invecchiando, anche se ancora ne ho un bel po' di anni, ok, ho bisogno appunto di allenarmi più degli altri, ma credo che sia, diciamo così, un pochettino per tutto andando avanti con l'età, ok? E quindi, oltre a, diciamo, all'allenamento classico, il buon Saverio Neri mi ha portato una sua cicletta al Pentimele, ok? E l'ho utilizzata praticamente per tutta la stagione, a tal punto che qualsiasi altro giocatore o persona che andava al Pentimele voleva utilizzare, chiedeva e permesso a me, ok? Saverio, arrivando a playout, mi ha detto: se ci salviamo al primo turno, la cicletta è tua. E per me è basso come un premio da 20.000 euro questa cosa qua. Capito? Quindi ero motivato anche per questo motivo. Okay. Quindi il giorno dopo la vittoria con Avellino, io sono andato lì, ho smontato la sigaretta e me la sono portata dietro. Capito? Totò, sentimi, ma te ne vai a Cesena con Giulio? C'è qualche novità? Sono sincero, tanto non c'è motivo di nascondere nulla. Io ho temporeggiato perché mi sembrava giusto temporeggiare aspettando degli sviluppi. Ho un'offerta importante da Cesena, è inutile che lo neghiamo, ok? E quindi ora stiamo valutando questa cosa qui. Io ho tra l'altro delle esigenze anche familiari che non sono trascurabili. Ecco, un conto è avere 20 anni, un conto avere la metà, avere delle responsabilità, o una bambina, vabbè, cose che già tutti sanno. E quindi sto valutando seriamente questa cosa qua e niente, ho temporeggiato, però sai, come ti posso dire, la viola, credo di aver dato, non dico di più, ma quello che era giusto dare, ok? È stato, diciamo, un tempo giusto per noi. Ora magari è un momento, sai, che loro devono fare la programmazione, che magari non hanno esigenza di avere un giocatore come me, per vari motivi, ok? Diciamo, i tempi non coincidono in questo momento, però magari, sai, in un futuro questa cosa può cambiare, quindi se sarà solamente, e lo spero, un arrivederci, ecco. Spero Non di lo so, averti queste risposto sono alla domanda nel modo più. Tue opinioni che sinceramente l'ultima parte non è che la condivido molto perché sinceramente Che cosa? mi sarei tenuto strettissimo genovese, però nelle strategie societarie di fronte a tanti sacrifici No. non posso entrare io né nessun altro se non i diretti interessati, quindi su quello
il mio discorso oggettivo. No, io intendevo il fatto che non rientro più nei programmi, non perché molti forse non conoscono le dinamiche, sai, del mercato della pallacanestro, ok? Nel senso che magari un giocatore come me, dato che ho famiglia, c'ho delle mie esigenze, richiede un certo impegno. Magari c'è un giocatore che vale quanto me, se non più di me, che ha esigenze minori delle mie. E quindi, sai, c'è un momento in cui una società è disposta magari ad accettare determinate cose e un altro momento no, ma non perché ce l'ha con Genovese, semplicemente perché una società è un'azienda e quindi quindi deve stare sotto, diciamo, determinate regole che stabiliscono giustamente le persone che gestiscono la società. Spero di essermi spiegato, ecco, ma sì, magari chiaro, ovviamente io chiaramente ho detto anche io la mia, perché condivido anche quello che tu hai detto, ma sinceramente in tutta questa programmazione determinate pedine io me le sarei tenute ben strette, specialmente dopo la passata. Poi ti dico, io ho una, come ti posso dire, stimo moltissimo le società che stanno gestendo in questo momento la pallacanestro Viola, perché sono persone che rispettano gli accordi presi, ok? Sì, sì. Quindi magari anziché fare una cosa in più ti dicono non la possiamo fare, ok? Questa è una cosa molto rara, vuol dire che sono persone serie, capito? Quindi a volte è meglio dire a Genovese in questo momento no, perché non possiamo magari garantirti determinate cose a cui tu sei abituato, e soprattutto determinate cose che magari a te servono perché c'hai la famiglia e comunque tu con la tua esperienza te ne rendi conto, magari chi ci segue non sempre se ne rende conto e dice non hanno confermato i migliori, non funziona così, e ha detto bene Totò, perché qui si tratta di un progetto che va avanti come una formica, passo per passo. Loro hanno un progetto a lungo termine e a volte per raggiungere le vittorie, raggiungere i traguardi, sono necessari determinati passaggi. Ecco, se qualcuno credeva che magari ci fosse un contrasto o qualche attrito tra me e la società, assolutamente no, semplicemente ci sono delle esigenze personali e delle esigenze aziendali da parte della società che, ripeto, ha un progetto a lungo termine ed è gestita, secondo la mia esperienza, da persone molto molto serie che sanno farsi conti in tasca e sanno come gestire una situazione di questo tipo. Ecco. Condivido questa tua analisi al 1000 per 1000, sei stato chiarissimo. Bomber, torna alla tua Roseto, ci vediamo settimana prossima a Reggio Calabria. Un caro abbraccio. Ben volentieri, ciao Giovanni, grazie, ciao.